Ecco, dovremmo essere partiti in diretta. Ciao Nunzio. Buonasera a tutti e buonasera mia cara Elisa. Buonasera, buonasera. Stasera è un piacere averti ospite ancora qui nel nostro gruppo. Quindi adesso facciamo solo il solito piccolo check-up di controllo per vedere se siamo in diretta. E vediamo se ci sono degli amici in diretta che arrivano, che ci salutano. Allora, eccoci qua. In diretta ci siamo. Perfetto. Eccoci qui. Bene. Allora, ciao a tutti. Ciao. Ciao appunto da parte mia e ciao da Ninunzio. Nunzio, ok. Allora, questa sera amici siamo con voi in diretta. Diciamo io e Nunzio abbiamo pensato di fare così una chiacchierata tra amici, quindi con voi naturalmente che siete sempre invitati a farci domande, a fare domande a Nunzio, in questo caso che è chiaramente ospite nella nostra pagina, stavo cadendo. E quindi insomma fate pure domande se avete naturalmente in base adesso a quello che è l'argomento, insomma, però in linea di massima noi siamo entrati in diretta veramente pensando di fare una chiacchierata con voi e parlare anche un pochettino di tutto quello che chiaramente in questo periodo viviamo anche con tutto questo internet, ecco, diciamo così, rispetto al fatto di prima, quando ci si vedeva nei convegni, quando ci si vedeva comunque direttamente con le persone. Adesso invece è un periodo che noi siamo ovviamente tutti online, ecco. E quindi come si può trasformare anche tanto e nella maniera giusta anche online, riuscire a trovare comunque la chiave di accesso proprio alla comunicazione e all'unione con le persone anche attraverso quello che può essere un sistema che in questo momento serve per non rimanere isolati, ecco, diciamo così. Quindi sicuramente parliamo un pochino anche di queste cose e vorremmo, ripeto, condividere con voi anche quello che è poi la vostra esperienza e tutto quanto. Intanto comunque di Nunzio mi piace dire, voi lo conoscete, ormai Nunzio fa parte del nostro gruppo da diverso tempo e ci accompagna e adesso Nunzio è in super attività, diciamolo, vero Nunzio? Sei in super attività proprio perché è un momento in cui io ti sento, io lo so che sei sempre preso, stai scrivendo, oltre naturalmente il tuo libro adesso di cui ci parlerai, che è partito proprio vari libri, diciamo, che tu hai fatto, ma l'ultimo che hai fatto proprio legato proprio a questa pandemia, cavalcare l'onda, insomma, diciamo, in questa pandemia, quindi in qualche modo ha fatto sì che tu hai cominciato però tanto a lavorare, a fare e a scrivere, perché stai scrivendo tantissimo, vero? Quindi vuoi parlarci un pochettino intanto di quello che stai facendo e come Allora, lo stai trasformando? ma certo. Allora, innanzitutto cosa dirvi? Noi siamo davanti a una scelta importante. Subire questo momento o attraversarlo e permettere a questo momento di darci il meglio che ci può dare. Io ho scelto la seconda strada, perciò ho scritto questo libro che è uscito ad agosto, ho scritto in 25 giorni, neanche forse, Come cavalcare spiritualmente la pandemia. E il verbo cavalcare non è messo chiaramente a caso, tutt'altro, tu lo sai perfettamente perché hai visto il libro, ma perché? Perché questo libro è animato da un concetto molto recente della psicologia sociale, psicologia della comunità, che è appunto il concetto di antifragilità, di cui non mi stanco mai di parlare. Perché? Perché il nostro mondo è un po' intriso del concetto di resilienza, quindi essere resiliente. Ma l'antifragile è qualcosa di ancora più grande, più interessante e più imponente, perché mentre il resiliente riesce attraverso le proprie risorse a superare una crisi e quindi a rimanere comunque ben saldo nella propria storia, nelle proprie radici, nel proprio corpo, nelle proprie posizioni, l'antifragile invece fa un passo avanti.
Ovvero, vive lo stress, proprio così, lo stress dell'esperienza difficile e complessa, e da questo stress, in modo elastico, fa un passaggio ulteriore, ovvero diventa, tesaurizza l'esperienza e quindi passa da un livello 1 a un livello 2, dove il livello 2 è frutto appunto di questa rielaborazione di questo stress, di questa situazione di complessa che sto vivendo per fare un passo avanti. Quindi questo è stato il mio modo di vivere questi 3 mesi precedenti, da febbraio, inizio marzo a maggio, e poi anche da, se vogliamo, da ottobre fino adesso. La mia vita continua e tu lo sai, a parte le collaborazioni che abbiamo fatto nascere, la nostra collaborazione, ma si è proprio trasformata. Io ho sentito, e in questo libro l'ho espresso in modo molto chiaro, la chiamata a divulgare, la chiamata a portare speranza, a creare momenti di luce, momenti di luce necessari perché tanta gente si stava perdendo. Non per niente, ancora oggi, vi parlo con dati alla mano, gli suicidi aumentano, gli omicidi anche, la depressione è sempre maggiore, gli attacchi di panico, di ansia sono alla portata veramente alla portata di ciascuno, e momenti soprattutto di disperazione più completa, paura di... Cioè, il trincerarsi a casa, sai, si parlava della sindrome della capanna, tu costruivi all'interno della tua casa tutto quello che ti serviva e quindi a un certo punto piano piano eliminavi il contatto con l'esterno in una sorta di autosufficienza che le tue quattro mura domestiche potevano darti, perché le quattro mura domestiche ti permettevano di cucinare gli alimenti che andavi a comprare, poter fare palestra, poter essere a contatto con l'informazione attraverso la televisione piuttosto che internet ed eventualmente anche avere rapporti sociali. Non per niente, spesso si facevano, come ti ricorderai, degli aperitivi su Zoom, per esempio in piattaforma Zoom, che per carità avevano sicuramente un aspetto ludico, simpatico e di un po' annientamento delle distanze, ma dall'altro ci invitavano sempre di più, tra virgolette, quasi a obbligarci a rimanere dentro casa, perché è vero che simulavamo l'incontro, ma comunque l'incontro era sempre virtuale e simulato. E da lì ho iniziato a riflettere, ho iniziato a riflettere, tu sai che ho iniziato a riflettere sulla preghiera, proprio come canale fortissimo di espressione, come antidoto a quel momento. Preghiera, quando parlo di preghiera, parlo veramente di un canale di comunicazione spontaneo col nostro sé superiore o con chi pensiamo o cosa pensiamo rappresenti per noi la divinità. Ciascuno di noi ha la sua idea, ha il suo credo, ha la sua pratica, ha il suo percorso e quindi ogni percorso è legittimo e assolutamente valido rispetto agli altri. Quindi ciascuno avrà il suo Dio, ciascuno avrà il suo pantheon di riferimento, chi avrà anche la natura e basta, chi avrà l'energia. Quindi indipendentemente appunto della personificazione o meno di questa essenza, no? E la preghiera è stata dirompente, dirompente. Mi son trovato a scrivere nel giro di 2 minuti, 3 minuti preghiere di un'intensità enorme, come se ci fosse veramente dentro di me un canale che si era sviluppato e che si mantiene molto forte con qualcosa di superiore che attraverso di me voleva dire delle cose. E quindi quando tu dicevi prima, sta producendo molto, io non so spiegarvi. Vi dico soltanto che il mio editore Psyche2, che ringrazio per la fiducia estrema che fino adesso mi ha riconosciuto, mi ha detto: Nunzio, io lavoro nell'editoria da oltre 30 anni, perché prima c'era mio padre e quindi seguivo mio padre, che è appunto l'editore di Psyche, mentre lui poi ha aperto chiaramente la sua linea Psyche2. Oh, E sei io sparito. non Guarda che sono ti più sei bravo. bloccato. Non ti Non vedo. so perché. Ok, Dicevo, in questi 30 anni, mi diceva il mio editore, di lavoro, prima col padre Psiche, adesso Psiche 2, quindi ha deciso proprio di investire lui in una collana, in una casa editrice indipendente, non aveva mai visto una persona così prolifica e soprattutto così veloce.
Infatti. Questa è la cosa impressionante. Se tutto va bene, io entro febbraio dovrei uscire quindi da agosto è uscito il libro Come cavalcare spiritualmente la pandemia, e entro febbraio-marzo dovrebbero uscire altri due libri. Quindi nel giro di 9 mesi io dovrei uscire con tre libri diversi. E ogni anno, tu sai, sto pubblicando un libro, cioè negli ultimi 3 anni ogni anno sto pubblicando un libro, ma non libricini, con tutto il rispetto nei confronti dei piccoli beniamini che servono sempre, perché poi ogni idea editoriale ha un senso perché investe e incontra un pubblico. I testi comunque sono testi impegnativi, testi con tante pagine, pagine ricche di informazioni. Prima ho iniziato con Sapere, Saper Fare, Saper Essere nel Reiki, che è una rilettura, come tu sai, di questa disciplina giapponese attraverso appunto il paradigma delle competenze che prevede i contenuti, prevede le abilità e poi le competenze che in qualche modo trascendono i primi due. E quindi una lettura trasversale molto molto personale, anche se affonda a piene mani nella tradizione più profonda del Reiki. Il secondo era Dialoghi con un Arconte, appunto di cui abbiamo parlato, questa intervista. Che io ho l'onore di continuare con l'Arconte Basileus, che è un'entità di luce sospesa tra la cielo e la terra, e soprattutto che ama in modo devoto e assoluto l'umanità, e cerca di accompagnarci come fido messaggero nell'evoluzione di ciascuno di noi. Poi c'è questo libro, Come cavalcare spiritualmente la pandemia, adesso uscirà il secondo volume di Dialoghi con un Arconte. In questo secondo volume, a parte che c'è tutta una parte profondissima sulla lettura che l'entità dà della pandemia, di quanto ancora tempo ci mancheranno, delle prove che ci spetteranno nei prossimi 11 anni. No, ha fatto tutto un discorso assolutamente interessante e poi di là abbiamo iniziato a parlare del percorso spirituale, abbiamo iniziato a parlare ancora in maniera più approfondita dell'oltre, dei valori spirituali, abbiamo parlato della sessualità, delle relazioni, cioè quindi sarà un libro veramente molto molto corposo, ma Molto ricco. sì, molto ricco, ma ne parleremo quando uscirà, adesso volevo soltanto citarvelo, però Certo. e poi che dirti? E adesso mentre quello che sto ultimando è appunto la versione integrata che sarà tradotta in americano, in una casa editrice americana del libro di Reiki, però a cui saranno aggiunti 5-6 capitoli rispetto a quello passato, perché in America mi hanno chiesto di focalizzarmi maggiormente su alcuni aspetti. Allora, ci sarà un capitolo sul Reiki a morte, sul Reiki angelico, cioè quindi sarà chiaramente che poi diventeranno questi capitoli, diventeranno i primi capitoli del libro postumo che scriverò sul Reiki d'Italia. E quindi sì, cosa dirti? Cioè, c'è proprio un momento di grande fermento dentro di me. Penso che il canale della scrittura sia il canale che maggiormente mi appartiene, nonostante sia anfitrionico, nonostante regga molto bene il palco, però la scrittura per me è meditazione. È proprio un momento in cui io riesco, sì, riesco ad essere uno. In quel momento è come se mi sentissi profondamente a contatto con la fonte, così forte che sto espandendo le mie capacità, che sto espandendo il mio sentire, la mia voglia di vivere, la mia voglia di fare servizio, la mia voglia di esserci. Cioè, come se in quel momento Nunzio fosse totalmente occupato da qualcun altro o in dialogo profondo con questo qualcun altro che attraverso l'intuizione mi parla profondamente. Tu sai che io non sento, quindi a me le intuizioni, gli aspetti che tipo studia di channeling, eccetera, arrivano proprio a livello intuitivo e quindi sono proprio sprazzi. E in quei momenti però si aprono dei portali e io inizio a essere irrorato di una energia informativa che per me diventa naturalissimo trasformare in versi o in Certo. testo. Basileus sostiene che io abbia dentro di me un poeta che parlerà e che grazie alle parole porterà luce. E non,
probabilmente c'è questo aspetto artistico dentro di me, che poi cerco sempre di ascoltare, no? Poi, come tu sai, essendo strapreso in mezzo a 500 cose, organizzo festival del cinema, abbiamo prodotto ultimamente un docufilm, tutte queste cose qua non le sai di me, no? Ma c'è tutto un momento, tutto un, veramente un movimento enorme, sono un giornalista, quindi scrivo comunque, c'è tutto un movimento particolare e a volte che mi distrae, no? Dall'aspetto proprio olistico in senso stretto. Poi la scrittura invece mi riporta lì. La scrittura e poi anche i trattamenti. Guarda, c'è una domanda, posso leggerti questa domanda di Roberta che dice, visto che hai parlato di Reiki, quindi magari in qualche modo puoi, prima di continuare poi il nostro discorso, magari Reiki angelico deve essere bellissimo, io ho conseguito i due livelli di Reiki, ma non ne ho mai sentito parlare, puoi dire qualcosa di più, grazie mille infinite, cioè lei dice, io ho fatto Reiki, ecco, Reiki angelico dice deve essere bellissimo, puoi parlarne? Certo, ascoltami. Allora, innanzitutto esiste. Esiste perché tu sai benissimo, mi riferisco, come si chiama lei? Roberta. Roberta, tu sai benissimo che l'uomo ha tante caratteristiche, tra queste quelle di essere fortemente narcisista. E quindi a un certo punto le persone iniziano a fare dei percorsi e poi si scoprono firmatari di un particolare approccio, di un particolare modus operandi. E quindi esiste il Reiki angelico, tutto è scaricabile in PDF, un libro su internet con dei simboli propri. Io non ho mai fatto Reiki angelico, non so cosa sia e tantomeno mi interessa, anche perché il Reiki che tu stai praticando, Roberta, sicuramente il Reiki tradizionale a cui noi tutti dobbiamo fare riferimento, perché è quello più puro, quello che dovrebbe avere un lignaggio diretto dalla fonte, e la fonte Usui e nessun altro. Dico questo in modo molto preciso e molto perentorio, perché sono un po' stanco di sentire di sentire che tante persone non riescano a cogliere la bellezza di questo strumento, e appunto per questo devono trasformarlo in altro. Quindi, quello che io invece volevo dire, quello che sto scrivendo nel capitolo, è proprio come utilizzare l'energia degli arcangeli e degli angeli mentre faccio Reiki. E questa è una pratica bellissima, veramente forte, perché ti permette attraverso degli aspetti meditativi, attraverso degli aspetti legati alle parole, di poter entrare in risonanza con quella magnifica vibrazione e portarla all'interno del trattamento. E a quel punto il trattamento è ovvio che prende uno spessore assolutamente diverso. Quindi. Assolutamente sì. Guarda, io pur non avendo, diciamo, Reiki, perché non ho fatto questo, però comunque, guarda, essendo che nella medianità, che è quella che di cui mi occupo io, come tu ben sai, noi siamo dei mezzi, siamo dei canali, per cui quando anche lavoriamo nella, passami il termine, guarigione, cioè aiutiamo, diciamo in qualche modo a portare energia attraverso il nostro mezzo, lo facciamo proprio sempre mettendoci a disposizione del servizio, ma sono poi sempre loro che in qualche modo arrivano e portano l'energia. Noi siamo soltanto da mezzo, quindi io già questo l'ho potuto sperimentare perfettamente quando appunto porto attraverso magari delle connessioni che faccio e imponendo le mani, ma anche semplicemente da casa, mentalmente, con la mia connessione con l'individuo, mi è capitato di avere delle esperienze straordinarie di guarigione, dove le persone comunque hanno potuto addirittura percepirmi, hanno potuto addirittura testimoniare di avermi visto, sentito, soprattutto per esempio in un caso di coma, è stato di una persona, mi ha proprio visto in quei momenti lì portare energia, mi ha percepito. O addirittura mi è capitato proprio anche magari nella mia famiglia, alle volte dove la persona a cui stavo mandando energia ha sentito proprio che arrivava da dove ero, dalla stanza dove ero io, arrivava un fascio di luce e coinvolgeva la parte, poi naturalmente stava meglio. Ma la cosa straordinaria è che dobbiamo renderci conto che non siamo noi, noi siamo solo dei mezzi, dei canali, così come la medianità.
così anche nel portare luce di guarigione, ecco, diciamo così. Per cui niente di più bello mettersi in quella connessione vibratoria che fa sì che tu possa effettivamente poi portare quel tipo di energia che ti viene Guarda, comunque. è meraviglioso, però come tu sai, per entrare in quel tipo di particolare vibrazione devi fare un lavoro di pulizia su di te. Sì, assolutamente. Lì, capito? Io nel libro Sapere, saper fare, sapere essere nel Reiki metto proprio al centro la responsabilità di ciascun operatore del proprio stato di salute e soprattutto della coscienza, del livello coscienziale che deve avere per entrare in contatto con certi piani sottili, altrimenti sarebbe impossibile. Sarebbe completamente impossibile poter raggiungere certi gradi di espansione necessari a contattare, per esempio, entità come gli arcangeli. Quindi o tu hai quel tipo di strumento, oppure quel tipo di apertura, quel tipo di atteggiamento, oppure non ce la farai. È una trasformazione personale che tu devi proprio fare costantemente, attimo dopo attimo, proprio nel tuo essere. Allora ti porti nella vibrazione d'amore, se no non è possibile, se non ti trasformi. Assolutamente, cioè è il sì, bisogna dirlo tutti i giorni, in tutti i momenti della nostra giornata. E ci sono momenti chiaramente che noi perdiamo le staffe, nessuno è arrivato e nessuno è illuminato, ci mancherebbe. Ma come dicono i principi del Reiki, proprio oggi. Quindi dobbiamo sempre ricordare che è fondamentale l'attenzione al presente, proprio perché è fondamentale la presenza a se stessi, che è fondamentale entrare in uno stato meditativo che significa focalizzazione su quello che sta facendo. Questo è sicuramente il primo step necessario per poi permettere all'operatore, chiunque esso sia, Shatsu, Reiki, Ayurveda, chiunque, non è un problema, di poter entrare in contatto con l'altro e soprattutto avere la possibilità di entrare in contatto, come dicevi tu, con quelle forme di comunicazione. Infatti, cioè, le comunicazioni che arrivano da un trattamento sono tante, quindi adesso sto parlando in loco, poi vi racconterò quello che succede invece adesso Online. virtualmente, online. Però sicuramente in loco tu hai tantissime informazioni che arrivano. Quanto più tu riesci a espandere i tuoi sensi, portare i tuoi sensi veramente a certi tipi di espansioni, tanto puoi riuscire a captare tutta una serie di segnali. Innanzitutto il campo. Il campo dell'altro, il campo energetico dell'altro, i campi che interagiscono il tuo e il suo, il campo grande dell'ambiente che ti ospita, il campo grande a cui tu ti appoggi, che è il campo dell'universo. Tu capisci che chiaramente in quel campo universale ci sono tutta una serie di entità che possono entrare a pieno titolo a contatto con te stesso e quindi offrirti suggerimenti intuitivi. Oggi io ho fatto un trattamento, ho tutto in loco con la mascherina e a un certo punto, mentre facevo un trattamento, ho sentito che questa persona aveva bisogno di qualcuno che si prendesse cura di lei. E lì, sai, stavo facendo Reiki, stavo facendo un lavoro sottile, bioenergetico di riequilibrio, a un certo punto mi sono trovato naturalmente a accarezzare il braccio di questa persona. E poi mi ha ispirato il suo viso. Ho utilizzato un olio essenziale molto particolare che sentivo a risonanza con quello di cui aveva bisogno alla fine del trattamento, perché è stato proprio un percorso: prima il suono, poi il massaggio, poi la visualizzazione, poi le campane tibetane e infine il Reiki. Quindi è stato proprio un trattamento composito, perché ormai io lavoro in questo modo, nel senso che io mi trasformo plasticamente in base al bisogno della persona. E alla fine nel viso sono successe delle cose imbarazzanti, bellissime, meravigliose. Cioè, lì io ho proprio percepito la qualità elevata della sua anima, attraverso che mi aveva permesso di accedere, a cui mi aveva permesso di accedere il suo corpo, quando ero stato capace di interpretare il bisogno primordiale, che era quello di cura, di attenzione, di coccole. E a quel punto il corpo ha lasciato uno spazio, ha creato un varco, e in quel varco, con i sensi espansi, ho potuto contattare delle parti profondissime di lui. Ed è stato meraviglioso. Cioè,
è uscito a questa persona completamente diversa, completamente trasformata. Però non è perché Nunzio è un grande, ma semplicemente perché Nunzio sta facendo un percorso costante di ascolto profondo, di attenzione, di meditazione, soprattutto, ecco, è al servizio. E chiedo sempre ai miei maestri, alle mie guide, ai miei amici, ai miei arcangeli di aiutarmi e di permettere che io sia per l'altro, questa è una cosa importantissima, il migliore contributo che in quel momento lui o lei possono ricevere. Questo per me è l'aspetto fondamentale, anche perché, mia cara Elisa, un atteggiamento come questo ti fa lavorare anche sul tuo ego. Ti mette chiaramente un po' da parte e permette che tu sia, che quel tu sia il tuo animico che si mette a servizio dell'altro. Questo sì, perché questa è la cosa proprio, allora in generale diciamo che io credo che l'umiltà e il non sentirsi sempre superiore dovrebbe essere proprio la base del vivere, sappiamo che non lo è. Ma fa niente, diciamo che questa è la meta, quello è quello a cui dovremmo arrivare, di cercare di non esaltare. In questo, cioè medianità, guarigione, eccetera, e nel mondo spirituale, ma ancor più, purtroppo è il maggior nemico, quello di sentirsi in qualche modo tu capace di fare questa cosa, cioè tu devi essere semplicemente a servizio, come hai detto tu, entrare in contatto con la tua parte spirituale, divina, che in qualche modo ti fa capire chi sei, no, conosci te stesso. Abbiamo parlato comunque poi al convegno, il convegno che dove tu mi hai invitato, dove io comunque ho fatto la mia relazione, ho parlato del Noscete Ipsum, cioè praticamente il conosci te stesso, l'importanza di conoscersi. Ne ho parlato anche nell'ultima diretta, proprio perché in questa maniera cominci veramente a vedere anche dove devi lavorare, dove devi essere più allineato a quelle energie di amore che costantemente vengono elargite dall'infinito. Quindi si tratta semplicemente di allinearci, di metterci in quella condizione, di poterle poi sentire effettivamente e renderle in automatico al mondo. Questo è quello che noi dobbiamo fare, ed ecco perché non siamo noi a doverci mettere in primo piano. Quando io per esempio faccio contatti o faccio appunto queste cose comunque legate, anche poi adesso ne parliamo, anche online, che è pazzesco come sono efficaci anche online, che uno potrebbe, prima di questo Covid, parliamoci chiaro, cioè mai avrei pensato comunque di poter fare delle cose così meravigliose anche a distanza. E tante volte le persone, comunque le persone che mi conoscono, mi dicono: caspita Elisa, hai dei doni pazzeschi, sei bravissima e questo e quell'altro. E io veramente, ma lo dico ci credo sul serio, dico: ma allora, prima di tutto io non mi sento così, ma secondariamente non è a me che devi ringraziare. Ogni volta che tu porti qualcuno a una consapevolezza, o attraverso una canalizzazione o attraverso un trattamento come possiamo fare, tra l'altro anch'io sono operatore shiatsu, quindi insomma ne so qualcosa, e quindi ogni volta che porti qualcosa tu devi veramente ringraziare tutte quelle energie che in qualche modo ti hanno, cioè gli angeli, gli arcangeli, le guide, tutti questi angeli di guarigione che ci sono, che sono qua proprio a disposizione, sono qui in questo momento, che vogliono veramente dare, e tu devi semplicemente metterti in quella trasformazione che abbiamo detto, che ti consente di ascoltarli, di sentirli e di poterli finalmente aiutare nel lavoro di opera. Quindi non sei tu. Tu fai il lavoro di trasformazione, ma quello è un dovere, diciamo così, è una cosa che non un dovere, è una cosa che dovrebbe essere una necessità, ecco, diciamo così, dovrebbe essere una necessità. Guarda, il Reiki, e poi torniamo alla parte online, perché secondo me è interessante oggi dare tutta una serie di altre suggestioni ai nostri ascoltatori. Il Reiki, quello che mi ha insegnato profondamente, l'ho scritto nel libro, è l'umiltà. Questa parola è una parola magica, è un valore spirituale altissimo, che è una condizione sine qua non
per il percorso di ciascuno di noi. Senza l'umiltà non si va da nessuna parte. L'umiltà, dal mio punto di vista, è la capacità che ciascuno ha di mantenersi aperto a imparare. Per me questa è l'umiltà. L'umiltà non è non riconoscere i propri talenti, non è non riconoscersi, ma è rimanere con i piedi per terra. Infatti umiltà deriva humus, quindi terra, rimanere con i piedi per terra per permettere veramente alla vita, che è maestra, è la grande maestra, di poter farci crescere, farci evolvere e quindi aggiungere ogni volta, ogni giorno e in ogni incontro, ogni vissuto, un pezzo di più di noi e quindi farci crescere profondamente. Questo è per me essere umili. L'umiltà a volte è quella che io trovo manchi moltissimo nel nostro mondo, un mondo spesso costellato da first lady o da first gentleman, da prime donne, prime uomini, gente che non ha capito, non ha compreso quanto sia importante, anzi sia indispensabile collaborare. Oggi siamo chiamati alla collaborazione sinergica, oggi siamo collaborati per chi ha maggiore consapevolezza a fermarsi un secondo e a girarsi indietro e a vedere dove sono i propri fratelli. Non è il momento dell'individualismo, non è il momento della corsa, è il momento del sostegno agli altri. È il momento, anche perché da solo non vede nessuna parte. E soprattutto in un momento come questo, così speciale, così unico, anche perché faremo parte dei libri di scuola, di storia tra qualche anno, non dimentichiamolo mai. Noi stiamo vivendo un momento unico nel suo genere, la prima, forse una delle prime pandemie mondiali, perché ce ne sono state altre. Chiaramente altri momenti, altre epidemie, anche se sono durate molto, ricordiamo la peste bubonica, ricordiamo la SARS, ricordiamo la spagnola, tanti sono stati i momenti epidemici che l'umanità ha vissuto, ma negli ultimi anni una situazione così globale forse era la prima volta che si creava, anche perché è ovvio che negli ultimi 50 anni, attraverso la globalizzazione, attraverso lo sviluppo delle vie di comunicazione, dei trasporti e anche tecnologico, è ovvio che noi siamo velocemente da tutte le parti. Pensate che in 6 ore, partendo da Milano, sono a New York, in 7 ore sono a Nuova Delhi, in 14 ore, 15 ore riesco quasi ad arrivare in Oceania, che è proprio dalla parte opposta del globo. Cioè, quindi, cosa che prima sarebbe stata impensabile, impensabile. Pensate già soltanto alle caravelle di Cristoforo Colombo, quanto tempo impiegarono ad arrivare nelle Americhe. Cioè, pensate a quanto fu lento il circumnavigare da parte dei Fenici l'Africa. Cioè, pensate a tutti questi aspetti qua, è come negli ultimi 50-60 anni tutto ha preso una velocità immensa. Basileus sostiene nel libro, appunto nel primo libro, che noi siamo proprio alla fine di un'era. Ed è per questo, io non so se la percepisci anche tu, mia cara Elisa, che il tempo passa velocissimo. Noi veramente, per carità, poi ogni giorno mi faccio il mio memorandum e dico, però ne ho fatte di cose anche oggi. Ma comunque, al di là di quello che io ho fatto, il tempo è passato velocissimo. Dalle 7 di mattina quando ci si alza, alle 1:30 quando io vado a dormire, sembra veramente che un soffio. Qualcuno mi diceva, Nunzio, è perché stai invecchiando? E probabilmente sarà così. Ma io non ricordo, Elisa, che 25 anni fa io vivessi con questa velocità la vita. Sì. Probabilmente sì, era la percezione di un giovane. Ne ho 43 a dicembre, quindi 25 anni fa avevo 17-18 anni. Però, quello che sta succedendo negli ultimi anni è veramente qualcosa di fortissimo. E quindi, appunto per questo, perché? Perché siamo, secondo Basileus, proprio nella punta della spirale.
Quindi la spirale fa sempre lo stesso giro, ma essendo in punta è ovvio che quel giro ha un raggio inferiore, quindi è molto più veloce, torna sempre, ma un raggio molto più veloce. Quindi noi stiamo vivendo in un momento in cui sembra che tutto, che viviamo tutta la sintesi degli altri aerei, appunto perché dobbiamo, speriamo, lavorare per fare un salto evolutivo di coscienza. I maestri, gli angeli che sono qui al nostro servizio, come dicevi tu, l'importante è riuscire a allinearci, ma non è semplice, perché allinearci, come dicevo prima, si può fare soltanto scegliendo tutti i giorni un certo tipo di modus operandi. I principi del Reiki, in questo sono veramente grandissimi maestri. Il Gokai, appunto, è uno degli elementi fondamentali di questa disciplina. Proprio oggi, sempre, proprio oggi. Non ti arrabbiare, non ti preoccupare, sii grato, lavora solo su di te e sii gentile verso tutti gli esseri viventi. Sono cinque formule, e quello introduttivo, il cappello introduttivo, che proprio, come dicevo prima, proprio oggi, solo oggi, che appunto significa attenzione al presente profondissimo, no? Tutti sono delle espressioni, degli ingredienti, delle formule potentissime su cui ciascuno di noi dovrebbe soffermarsi un secondo per permettere veramente, come dicevi tu, a ciascuno di noi di alleggerirsi. E qui mi attacco a una parola che per me è di una valenza spirituale enorme, che è la leggerezza. La leggerezza va abbracciata. Dell'essere. Sì, la leggerezza dell'essere, perché Kundera, ma guarda, la traduzione che io utilizzo sempre è quella di Calvino, planare dall'altro senza pesi sul cuore, lezioni americane, trovo che sia eccezionale, in sintesi di tutto quello che deve essere. E chiaramente va abbracciato con che cosa? Col non attaccamento. È l'attaccamento alle cose, è l'attaccamento alle situazioni, è l'attaccamento alle aspettative, all'attaccamento ai risultati che condizionano profondamente la nostra esistenza e ci non radicano, sarebbe troppo bello, ma ci fanno proprio sprofondare a terra. No, perché il Perché radicamento è qualcosa di positivo. Il radicamento è quando tu riesci, ecco, su questo punto tu hai parlato, hai detto radicamento e ci tengo veramente a dire anche la mia su questo punto, perché quando tu cerchi quella leggerezza di cui parli tu proprio, e quella comunque leggerezza spirituale, no? Che ti fa essere comunque sempre in armonia a prescindere da quello che ti accade, no? Cioè ti fa essere sempre quando in perfetta sintonia con quello che è comunque anche il tuo karma, cioè quello per cui tu sei venuta, no? Ti fa essere in una situazione talmente sintonica anche con il tuo karma che in qualche modo riesci ad essere. Non ad accettare con modo mesto, ma riesci a vivere il tuo karma, le tue difficoltà, le tue fatiche con quella leggerezza necessaria. Ma per fare questo devi essere ben radicato anche, perché devi essere, perché la persona troppo in aria è una leggerezza fittizia, è qualcosa che ti fa non afferrare, non comprendere. quella è evanescenza, non Quella è leggerezza. evanescenza, non è leggerezza, bravo. Mentre l'essere radicato bene con quello che stai facendo, perché la materia, cioè quando noi diciamo, allora siamo qui esseri spirituali nella materia per fare diciamo un percorso comunque, diciamo, nella materia come esseri spirituali, ed è giustissimo. Ma il fatto stesso che siamo nella materia, ragazzi, è perché ne abbiamo per il momento la necessità. Per cui è chiaro che siamo qui sulla Terra e dobbiamo vivere la nostra vita di tempo assolutamente grati a quella parte materiale che ci consente di comprendere, di capire attraverso l'esperienza della materia, quindi fisica. Quindi per essere grati, per essere veramente in quella legge, devi comunque radicarti alle cose anche terrene, no? Quindi in qualche modo devi essere in sintonia con la parte materiale e con la parte spirituale e devi far sì che la tua vita di spirito in qualche modo emerga, facendo risultare la materia leggera, cioè è sicuramente. E poi radicamento, Elisa, significa presenza a se stessi. Sì. Alla base della centratura c'è un perfetto radicamento, altrimenti tu non potresti essere centrato.
Quindi il radicamento è benedetto, come dicevi tu, è la condizione sine qua non di questo tipo di percorso. E vi prego, questo io lo dico con grandissima sicurezza e dopo tanti anni di riflessione, non esiste percorsi per sviluppare esclusivamente la capacità di vedere quello che si chiama il terzo occhio, il sesto senso. Iniziamo dal corpo. È molto molto importante, iniziamo dal corpo. E il corpo è il primo strumento, il primo veicolo che ci permette poi di permetterci di fare tantissime cose. Lavorare senza un'attitudine importante sul corpo significa che costruire dei castelli di carta che possono essere bellissimi, ma alla prima volata di vento crolla tutto. Tutto. Albertina, scusa, ti fa una domanda. A me piacerebbe seguire un corso di Reiki. Sapete consigliarmi qualcosa? Navigando su internet c'è vasta scelta, ma mi piacerebbe essere indirizzata da persone valide. Ma cosa gli posso dire? Vieni da me. Devi dirmelo tu, non glielo posso dire. No, allora ovviamente io ti posso dire che sicuramente Nunzio può aiutarti, puoi contattarlo magari privatamente e ti può sicuramente ad aiutare a comprendere insomma come vivere il Reiki e quant'altro, insomma, no? Visto che è un maestro Reiki, visto che comunque insomma ha fatto della sua vita, diciamo, uno studio proprio sul Reiki, quindi ovviamente basta che vai a dare un'occhiata a quello che sono comunque naturalmente tutte le sue qualità artistiche legate alla creatività del donare e quindi in qualche modo puoi renderti conto di chi è Nunzio e quindi magari farti un'idea e contattarlo. Guarda, io posso soltanto dirti che sono uno dei pochi insegnanti, docenti Reiki a livello nazionale, riconosciuti da un albo professionale. Sto lavorando da ormai, mamma mia, 2000, da 12 anni come insegnante di Reiki, pratico Reiki da 16, siamo quasi arrivati al 13° anno. E il Reiki, sì, come diceva, è proprio stato amore a prima vista e per me è alla base di ogni percorso. Io consiglio a tutti quanti di fare almeno il primo livello di Reiki. È un toccasana, è un momento che voi vi prendete per voi, è un momento di ascolto, è un contatto con uno strumento di guarigione naturale. È un compagno di viaggio, è un bastone a cui tu ti puoi riferire sempre in qualsiasi momento e soprattutto con la pratica costante tu vai a sviluppare una capacità di sentire altissima e soprattutto entri in meditazione in modo molto 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 più naturale. Poi io volevo dirvi questo. Ah, vi dicevo che Basileus, giusto, stavo poi. Basileus sostiene che questo sia proprio un momento particolare perché siamo alla fine di un'era e lui ci invita profondamente all'ascolto di noi stessi, a partire da noi stessi, quindi a partire da un percorso di introspezione profondo, per poi scoprire nell'altro un fratello da amare. Benissimo. Questo è quello il messaggio profondo perché l'uomo, dal suo punto di vista, è al centro dell'universo. L'uomo è il centro dell'universo e tutto è stato creato in funzione dell'uomo. Il problema è che l'uomo ha dimenticato il grande valore che ha, preso da particolarismi biechi, preso da desideri di possesso, preso da avidità. Ha dimenticato completamente di essere veramente il centro dell'universo. Di essere una scintilla E divina, se l'è di proprio essere. dimenticato. No, si è proprio dimenticato. E oltretutto, addirittura, sta attraverso la guerra che il codice primario, che ahimè, questo piano in questo momento sta leggendo, sta interpretando e sta vivendo, sta annientando i suoi fratelli. In nome di futili ideali dietro i quali c'è soltanto un unico valore, che è quello del denaro.
Nessun altro. E questo è un messaggio che lui ci porta in modo molto chiaro, facendoci proprio tutta una spiegazione profondissima. E l'uomo deve proprio recuperare il contatto col cielo e con la terra. Quindi guardare indietro, guardare alla ritualità, guardare alla tradizione, guardare ai saperi antropologici di cura, guardare a ciò che i nostri antenati ci hanno lasciato, a questo rapporto genuino con Madre Terra, che noi invece stiamo assolutamente disconoscendo e stiamo annientando. E quello che viviamo, secondo Basileus, è una ribellione di una madre che per salvare il figlio sta provocando tutta una serie di situazioni, tra cui appunto la pandemia. Bene, bene. Quindi niente, in qualsiasi caso è quello che ti volevo anche un pochino chiedere. Ti abbiamo parlato un attimino prima, poi dopo possiamo sicuramente, adesso, vabbè, adesso sono già per 45 minuti che siamo in diretta, quindi possiamo, ti vorrei chiedere solo un'ultima cosa, poi possiamo comunque lasciare i nostri amici alla loro serata, però vorrei chiederti quindi tu in qualche modo come hai cominciato a, per esempio, a vivere. Lavorando con tutte le tue energie e tutto quanto, anche in questo, cioè, oltre a quello che siamo detto, in questo stato, proprio in modo pratico, cosa hai fatto a livello, visto che parlavo del discorso online, no? Quindi, io personalmente ho cominciato, nel senso, mi ritrovo molto sul discorso che dicevi tu prima, che nel periodo proprio del Covid, tu sai molto bene, che io ho cominciato ad avere poi questo gruppo. A divulgare, perché prima diciamo di questo periodo io in realtà lavoravo lo stesso con l'energia. Io questa cosa della ricerca spirituale la faccio da tutta la vita e soprattutto posso dire in modo fermo e costante da 30 anni. Per cui da 30 anni ho uno studio alle spalle proprio diciamo di ammaestramenti legati proprio alla crescita spirituale, no? E quindi questa cosa mi ha fatto una missione di vita per me, che era già la divulgazione, perché per me era già importante divulgare attraverso non solo la parola, ma l'esempio, che è questa la cosa fondamentale, poi alla fine, ho cercato di portare un pochettino quello che era la mia esperienza, anche proprio di questi insegnamenti. Però, e poi naturalmente la mia medialità che ho messo a disposizione, ma voglio dire, in maniera molto, molto meno consapevole rispetto a quando poi a febbraio è cominciato proprio a questa cosa che mi ha fatto venire il desiderio di cominciare a parlare e di mettermi in primo piano anche così, di fronte a una piccola web. E cominciare a dire quello che sono le cose. E da lì è partito tutto. È partito veramente una gra... Io mi sento veramente in questo momento, credimi, della mia vita, nonostante tutto quello che sta accadendo, ed è ovviamente terribile, ma mi sento in un momento in cui io sono ancora più fraterna con tutti. Mi sento veramente unita. Sento, guarda, pensavo oggi, pensavo al fatto che tutti noi dobbiamo vivere dei dolori, tra cui anche dei lutti, o delle cose terribili, o la malattia, o tutto quanto, tutti noi nella nostra vita, nella seconda vita, avremo dei momenti di grande dolore. E io pensavo a quanto mi sento forte, sapendo che, avendo questa certezza veramente che nulla può distruggere la mia spiritualità e la mia vita oltre la vita. Cioè nulla, nulla. Io ci sarò sempre e sarò sempre unita alle persone, a prescindere se sia qua sulla terra o no. E anche chi in questo momento è nell'oltre è con noi. Siamo uniti veramente, mai come adesso lo sto comprendendo. Non che prima non lo sapessi, ma adesso lo sto capendo. Sto vedendo come sono in questo momento a casa. Magari appunto meno fisicamente in giro, ma tanto vicino alle persone. Sto facendo dei contatti Skype o diciamo online meravigliosi. Sto facendo dei corsi meravigliosi, tutte cose che non mi sarei mai sognata di fare. E questo mi sta unendo alle persone e non mi sta, diciamo, disunendo. Ma questo è perché sono entrata in questa cosa io. Ma questo dolore della pandemia,
È qualcosa che ovviamente molti invece sono stati toccati personalmente e quindi è qualcosa che certo disturba sapendo che ci sono persone che soffrono, ma quello che noi dobbiamo divulgare è non aver paura, al non aver paura di quello che dobbiamo affrontare, perché è chiaro che questo era qualcosa che doveva essere in questo momento, nel nostro tempo, doveva essere, niente avviene a caso, in qualche modo, ma per insegnarci qualcosa, no? Non per Noi non per dimmi. dobbiamo, noi, guarda, Bruno Pepe l'altro giorno a un incontro che ha fatto ha detto una cosa magnifica. Noi in questo momento dobbiamo riscoprire il guerriero che c'è in noi, Sì. ma non per fare lotte, non per andare a protestare, non per aggiungere violenza ad altra violenza, Bravo. ma perché il guerriero non è il soldato, ma il guerriero sa quando agire. Il guerriero è Bene. consapevole, il guerriero è capace, il guerriero ha la giusta maestria, ha seguito un lungo addestramento per poter colpire quando sarà tempo. E in questo momento non è tempo di colpire. In questo momento è tempo di riflettere, è tempo di meditare, è tempo di trovare strategie con creatività per rispondere in modo importante e significativo a questo momento storico che stiamo vivendo. Noi siamo chiamati oggi, tutti oggi, a creare un nuovo mondo. Oggi possiamo veramente porre le basi per una trasformazione a 365 gradi, a 360 gradi, completa. E non possiamo perderci questa possibilità, perché il grande rischio è veramente tanti, tanti, tanti anni di enorme sofferenza. Quindi veramente io dico a tutti che è fondamentale. I tempi che ci aspettano, non voglio essere apocalittico, però chiedo a tutti quanti di prepararsi, perché saranno tempi durissimi e non... Ammetto purtroppo anche a me le mie guide, sì. E non parlo di 6 mesi, non parlo di un anno, ma parlo molto di più. Cosa dirvi? Quindi prepariamoci, curiamo il sacerdote che c'è dentro di noi, curiamo il guerriero che c'è dentro di noi, fin quando poi queste due anime che tutti quanti abbiamo potranno esprimersi pienamente. Questo è il momento, questo è un momento magico, un momento di grande opportunità. Prima parlava della sua esperienza, Elisa, io posso dirvi altrettanto. Però prima di parlarvi della mia esperienza, per 10 minuti non di più, perché credo che sia importante non sforare troppo l'ora, perché non è giusto rubare troppo tempo alla vostra famiglia, e soprattutto vorrei che quello che noi ci stiamo dicendo, che sono cose molto importanti, molto più profonde di quelle che apparentemente possono sembrare, possano sedimentare dentro di voi. Una mia maestra di shiatsu che io adoro, che si chiama Patrizia Stefanini, che insegna tra Milano e Firenze, l'altro giorno in una pratica online, un approfondimento online, lei mi disse: Nunzio, sto facendo una riflessione importante sull'oltre e su quante anime hanno deciso di lasciare questo spazio in questo momento. L'intuizione mi ha portato a dire oggi che probabilmente quelle anime sono passate oltre adesso, perché il momento è così importante che devono essere raggi di luce per noi da lì, perché queste persone anziane da lì, dall'oltre, possono fare molto di più di noi, per noi, rispetto a quanto avrebbero potuto fare in questo momento con i loro acciacchi fisici. Questa roba mi ha risuonato profondamente, Lisa, ma profondamente dentro in modo terribile. Quindi io ritengo, alla luce del mio sentire, che questo aspetto è verissimo. Quindi loro hanno scelto di lasciare in questo momento il corpo per aiutarci dall'oltre, e dall'altra parte altre anime hanno deciso di lasciare il corpo perché il momento che li aspetta, nella loro profonda consapevolezza, sarebbe stato troppo duro per loro. E in entrambi i casi queste anime vanno celebrate, rispettate e amate, sempre e comunque. Quindi veramente, se avete vissuto dei dolori, se avete vissuto delle perdite, provate a pensarla anche in questi termini. Chissà se vostro papà, vostro marito, vostro nonno, vostro zio, vostro fratello, passando oltre, sia diventato per voi e per questo piano un grandissimo punto di luce.
Questo è bellissimo, molto molto bello, perché è l'estremo atto d'amore che in questo momento queste anime hanno scelto di fare. Perché non dimentichiamo mai, noi non siamo il nostro corpo, noi siamo l'anima, e le anime dialogano soltanto attraverso l'amore. Sì, sono proprio sacrificati. Laura, allora, sì, poi c'è Roberta. Ah, sì, no, Roberta, no, tesoro, grazie. Roberta dice: a me è una bellissima cosa. E poi a Salvatore, ciao, ciao. Salvatore Cusumano che ci saluta. Ciao Nunzio, ciao Elisa. Poi c'è Laura che dice: belle parole, risuonano anche in me. Sono sacrifici d'amore, grande amore. Ciao Laura, c'è anche la mia moderatrice. Sì, io guarda, sono sicura che tutto questo dolore che stiamo vivendo, allora, noi dobbiamo renderci veramente conto che appunto siamo qui per fare un'esperienza, e in questo periodo storico abbiamo questa cosa da dover sperimentare, che è sicuramente quella che, se riusciamo, come abbiamo detto prima, a entrare in quella creatività, in quella capacità di trasformarci, probabilmente allora riusciremo forse, ecco, a vivere anche questo momento portando aiuto, sostegno, laddove si vede veramente tante persone che non riescono, cioè guarda, a prescindere da chi è stato colpito, a me quando è arrivato nel 2017 un messaggio dove mi parlava, insomma, di questa cosa che sarebbe, una delle mie guide mi parlava di questa cosa che sarebbe avvenuta, che avrebbe portato grande dolore, ha parlato proprio di un qualcosa che in qualche modo avrebbe colpito anche le persone non colpite dal virus in sé, voglio dire, non colpite, sarebbero state colpite nell'animo per tutto quello che naturalmente crea tutta questa situazione. Quindi in qualche modo, ecco perché quello che mi preme dire, io alle volte vedo delle persone che, anche se non hanno avuto la malattia o non hanno avuto un lutto, sono terrorizzate. Io vedo delle persone terrorizzate da questo virus, da questo Covid, perché hanno veramente paura della morte, hanno paura della malattia, hanno paura di tutte queste cose. E questa paura sicuramente fa sì che si entra in un macigno interiore, non si riesce più ad essere in quella leggerezza di cui abbiamo parlato prima, in quella situazione, non si riesce più. Qui non riesci a vedere poi dopo la creatività di cui parlavamo prima, non riesci proprio a vedere perché sei in una situazione totalmente chiusa. Ecco, noi sicuramente siamo qui per dare quel coraggio, quella forza di dire: ragazzi, ma siamo assolutamente tutti qui, abbiamo scelto di essere qui in questo periodo storico, viviamolo e cerchiamo di dare il più possibile amore. Questo farà sì, e non paura, e non terrore, ma divulghiamo amore, è l'unico modo per riuscire poi comunque anche a vivere bene nonostante il periodo, ecco, con quell'amore dentro che ti fa sentire sempre comunque attiva, sempre con la voglia di appunto essere unita agli altri. Quindi, e poi è importante, non dimenticate mai che la paura è deterrente all'azione, la paura è il grande freno. E la paura, il panico, quello che noi stiamo vivendo, sta condizionando dal di dentro il nostro sistema immunitario. Quindi ci rende più fragili, paradossalmente ci rende più sensibili alla malattia. Quindi vi prego, come diceva Elisa prima, dobbiamo veramente puntare a ricercare questa onda d'amore, questo entusiasmo. Proprio entusiasmo significa avere Dio dentro, è entusiasmo che solo quella forza dell'amore ti può dare, ed è quello veramente il più grande antidoto che noi possiamo avere. Mi raccomando, è fondamentale in questo momento, dicevo prima, e sottolineo, il guerriero. Nutritelo bene. Per esempio, io adesso mi sono accorto, in questo, con la scusa di sta scrivendo tanto, sta lavorando tantissimo, di aver preso un paio di chili. Questa roba qui non va bene,
perché in questo momento storico, soprattutto, noi dobbiamo curare l'alimentazione, perché siamo quello che mangiamo, per tonificare il nostro stato. Meditare, fare sport, mangiare bene, pregare, chi ha Reiki, fare Reiki è importantissimo. E soprattutto manteniamo uno stato d'animo amorevole. Non ci facciamo trascinare dall'aggressività. Sorridiamo, giochiamo, divertiamoci. Questo è quello che noi dobbiamo fare in questo momento. Ed eventualmente, sì, prendiamoci un po' in giro. Quando ci siamo beccati un po' dalla depressione, iniziate a fare lo scimpanzé, come ci diceva Osho. Iniziate a saltare su di voi e iniziate proprio prendetevi in giro. Dovete fare in modo che la vostra mente abbia un cortocircuito ed è fondamentale. Perché la nostra mente, chiaramente, che viene contagiata da tutta una serie di messaggi che entra nel panico perché iniziano le preoccupazioni, oddio, 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 il lavoro finirà, oddio, non riuscirò ad arrivare a fine mese, oddio, mio padre si è ammalato, oddio, la scuola è chiusa, come faccio con i figli? Tutte queste robe qua, lasciatele andare e affidatevi. Affidiamoci. Questo è il segreto. Vogliamo fare gli spirituali, allora dobbiamo crederci. Eh E sì. per fare quali dobbiamo affidarci. Io vi dico soltanto questo e poi concludo. Così poi ci legge Elisa i messaggi che sono arrivati. Allora, io ho trasformato, come vi diceva Elisa, il mio lavoro e mi sono trasformato in un coach bioenergetico spirituale, così mi sono ribattezzato. E ringrazio tantissimo un ragazzo che si chiama Daniele, che mi ha ascoltato in un'intervista in una radio, Sole Quantico, ha voluto contattarmi perché mi ha posto delle domande che non c'entravano niente nella mia relazione, perché la mia relazione era sulla relazione di cura, mentre lui mi chiedeva delle domande sulla relazione di coppia, ma in quel momento io ho sentito dentro di me una voce che mi parlava come se dovessi proprio dirgli delle cose. E lui rimase sconvolto perché erano le cose che cioè, erano le risposte che lui pensava veramente più autentiche e più risuonanti verso di sé. A quel punto io lo sentii, ci vedemmo su Skype e da lì iniziò un percorso. Il percorso via Skype è un percorso integrato dove io utilizzo tutti gli strumenti che ho, dalle carte proiettive, ai simboli, al Reiki, al suono, alla voce, ai mantra, ai tarocchi, a tutti gli archetipi che posso conoscere e soprattutto entro in contatto con l'altro attraverso il sentirmi uno col campo unificato, perché non c'è separazione. Non c'è separazione. È ovvio che per me all'inizio è stato veramente difficile perché io ho sempre goduto nel toccare i corpi, a me il corpo ama essere toccato e io adoro toccare il corpo. E da lì far risuonare l'anima. Questo è quello che io sento fortemente quando faccio dei trattamenti di qualsiasi tipo di natura, shiatsu, riflessologia, Reiki, piuttosto che un massaggio, piuttosto che suonoterapia, eccetera. E allora, piuttosto che mindfulness, via dicendo. E allora, cosa successe? Che da lì iniziai a portare avanti dei percorsi con diverse persone con il quale ricorro alla meditazione, riesco a fare uno scanning energetico appena arrivano, la parte verbale è ridotta come sempre all'osso, io faccio fare loro degli esercizi di diversa natura e poi in quei momenti lì si crea un'unione così forte che veramente mi sembra di darli lì e loro sentono che io sia lì ed è dirompente. In quei momenti mi sono arrivati dei messaggi canalizzati o pratiche ad hoc per loro di pulizia, di allineamento, di contatto con l'essenza, che veramente ha portato degli sconvolgimenti nella vita di ciascuno. E quindi ci sto lavorando tanto in questo modo. Per chi posso, oggi alterno pratica in presenza e pratica online, perché comunque con la presenza posso fare delle altre cose, perché sai, io ci sto provando a insegnare bene la respirazione che è alla base della vita, come tu saprai Elisa, però insegnarla online non è semplice, anche perché di presenza poi hai proprio la capacità di farla sentire cosa significa, mentre online è più complesso,
però tutto, come dicevi tu, si può fare. Ho fatto un livello di Reiki, la cui prima parte è stata online, 8 ore di spiegazione, e poi abbiamo fatto 8 ore in presenza, in piccoli gruppi. Questo ci permetteva di non trasgredire le regole, perché non facevamo nessun tipo di affollamento, chiaramente, perché si lavorava a gruppi di 3, però online ho potuto lavorare con 8-9 persone direttamente, anche perché tu sai che per me è importante lavorare con piccoli gruppi, soprattutto quando si inizia un percorso di Reiki, perché quando il Reiki è un percorso iniziatico, quindi tu hai bisogno di portare avanti e veramente praticare 4 iniziazioni di purificazione, di energizzazione per il corpo, e lì serve veramente una cura essenziale. Però quello che volevo dirvi è che tutto veramente è possibile. Tutto, nel momento in cui tu sei allineato, riesci a contattare, come dicevo prima, questo campo espanso, la distanza è veramente soltanto virtuale, perché poi noi riusciamo a essere col pensiero, col nostro amore, vicini a tutte le persone a cui vogliamo essere vicini. E non dimentichiamo mai, questo è fondamentale. Infatti. Bene, allora Nunzio, sicuramente adesso io qua leggo queste due cose che ci hanno detto e poi possiamo anche salutare. È stata sicuramente una serata dove comunque portare un pochettino di speranza, insomma, era la cosa fondamentale, che anche in questa situazione noi possiamo veramente essere molto attivi. Allora, Lara diceva comunque che la tua frase di prima, insomma, legata al fatto che appunto le persone di là ci sostengono, gli risuona molto, anche il suo compagno gli ha detto la stessa cosa, praticamente il messaggio d'amore più grande che esista, no? Quindi ecco, faceva una... diceva questo. Chi è lei? Lara Tonello, che conosco molto bene, tra l'altro, anzi, Lara, tra l'altro, adesso ci sentiamo assolutamente, perché dobbiamo mettere a posto anche il discorso della nostra diretta, che per dicembre siamo in diretta, perché lei ha fatto un libro e poi comunque, insomma, ha avuto comunque un'esperienza un po' particolare. Una carezza dal cielo, mi sembra, non mi ricordo più, Lara, io l'ho letto, ma i titoli al limite scritto. E poi, e adesso magari entriamo anche in diretta, che parleremo anche del suo libro. Invece Anna dice: siamo tutti purtroppo colpiti, dicevo, dal terrore, la cattiveria, l'egoismo, eccetera eccetera, l'indisponibilità, da davvero l'idea di cosa si sta preparando, ci levano gli abbracci, il sociale, ci isolano, eccetera eccetera, insomma, comunque giustamente dice. Ah, ecco, sì, una carezza dal cielo, mi ricordavo giusto, Lara, perché io non sai che c'ho una memoria. Lara è una persona splendida, nel senso che io l'ho conosciuta proprio attraverso uno dei miei... l'ho conosciuta e poi lei adesso tra l'altro fa i corsi con me, insomma, viene nei miei laboratori, è una persona speciale. E sì, dobbiamo cercare di essere forti però, rispondendo a... appunto ad Anna Chiara, è proprio questo il punto, quello che abbiamo cercato di dire stasera, a prescindere da quello che noi, cioè senza, nel senso, io adesso non so se la pensi così, Nunzio, è vero, tante volte sento queste cose, ci levano questo, ci stanno isolando, cose, giochi, poi, però se noi continuiamo a entrare in questi discorsi, entriamo nella polemica, entriamo nel rifiuto. Invece io quello che dico, io dentro me mi dico, io sinceramente voglio essere semplice, questa cosa a prescindere di chi sia colpa, di chi sia, se ci sia una colpa, per me non è questo il mio senso di come vivo questa cosa, la voglio vivere pensando che doveva essere per me in questo attuale momento, questo tipo di situazione, a prescindere da cosa accadrà anche da qui al domani, e lo accetto e mi affido, come hai detto tu, mi affido rispettando quello che sono le regole, buone o cattive che siano, sono qualcosa che in questo momento io rispetto, e soprattutto non mi schiacciano, perché io vivo lo stesso, vivo nella mia grande interiorità, e come ho detto, mai come in questo periodo mi sento veramente in collegamento e con l'amore di tante persone che in questo momento mi stanno aiutando, e io sto aiutando loro, quindi in qualche modo
È questo che dico, non voglio cadere quando facciamo le dirette parlando di questo Covid, non voglio mai cadere veramente nel giudizio, voglio affidarmi al mio sentire che è quello di anima e di spirito. Non so se anche tu appunto pensi così, però. Assolutamente sì, quello che dobbiamo fare è accogliere. Oggi non è tempo di reagire. Il nostro atteggiamento deve essere proattivo, antifragile, resiliente, trasformativo, propositivo, creativo. Questo è il modo migliore veramente per poter vivere quest'oggi. Io vi chiedo veramente, per chi volesse dei consigli su come una persona, un pazzo come me, ha vissuto questi mesi, veramente. Questo è il libro, non so se si vede. Si Sì, vede si vede. poco, però poi lo scrivi, al limite mettiamo anche una foto, metti una foto. Marcare spiritualmente la pandemia. Vi E prego. vorrei ricordarvi che c'è anche un mio intervento all'interno. Assolutamente. Perché questo libro finisce con dei racconti e dei punti di vista di amici carissimi che hanno vissuto questa esperienza, tra cui c'è anche Elisa, Coscia, Marco Luzzatto, Bruno Pepe, Gabriele Gandola e tante altre persone che veramente hanno portato il loro contributo, dando veramente, contribuendo ad arricchire questo volume. Quindi ve lo consiglio anche perché poi c'è tutta una parte finale di appendice di cui non parlo mai perché sono un idiota, un appendice importante dove si parla di prevenzione, quindi come a livello fitoterapico, a livello di pratiche, si può sostenere il sistema immunitario per evitare in qualche modo renderci un po' più forti e meno sensibili a questo virus e agli altri virus. Quindi c'è pure questa parte curata da due farmaciste, Giuseppina Longo e Alda, una carissima amica di Torino. Bene, bene. Quindi ragazzi, noi veramente vi diamo un grande abbraccio a tutti. Grazie per essere stati con noi questa sera. Grazie a Nunzio per essere stato qui a parlare con noi, che sicuramente poi tornerà. Abbiamo sicuramente oltre tante cose. Anzi, invito anche, tra l'altro, so che tu sei molto bravo a fare anche proprio qualche volta delle dirette se ti andrà, magari legate proprio a qualche meditazione, qualche pratica che tu conosci che puoi dare proprio anche come servizio al nostro gruppo e sono sicura che sarai super apprezzato, quindi non mi dispiacerebbe anche averti in questo senso nel nostro gruppo, quindi io te lo dico pubblicamente, poi. Sto lavorando da qualche mese su una meditazione che ho chiamato la meditazione di superallineamento. Una Molto meditazione bene. potentissima, sì, di superallineamento molto molto potente, perché no? Potrei Allora farla. ce la vieni a fare nel gruppo, va bene? Dai. Guarda, assolutamente sì. Molto Ragazzi, bene, sono sicura che ci grazie saranno due ancora. amicissimi. Veramente, grazie a te Elisa, è sempre un piacere, sempre, io mi sento sempre a casa a chiacchierare con te, passano le ore così, passano 1 ora e 10 veramente e abbiamo detto tantissime cose, se tu ci pensi veramente abbiamo rivisitato il tutto e veramente ci stiamo accorgendo che tutto è possibile, che questo virtuale è un'occasione, questo momento è un'occasione importante e soprattutto veramente, ecco, quello che io aggiungo è: umiltà significa anche imparare a chiedere aiuto. Non dimentichiamolo mai. In questo momento tanti di noi sono fragili, anche quelli che noi abbiamo reputato grandi maestri. E ve lo dico anche a loro, lo dico anche a me, a Elisa, a tutti. Certo. Non dobbiamo pensare di dover dimostrare niente a nessuno. Se oggi Vero. abbiamo bisogno, se oggi abbiamo bisogno, interfacciamoci con persone competenti che, come diceva prima Elisa, camminano sulle loro parole, che insegnano attraverso l'esempio, perché di parole veramente ne abbiamo sentite tante, a volte anche molto ben fatte, ma a me oggi interessano i fatti, oggi Sì. interessa la testimonianza. Ragazzi, vi abbraccio, vi auguro una dolce serata e a chi sta andando a dormire una buonanotte. Certo, arriverò presto per la meditazione. Grazie di tutto. Bello.
grazie a tutti, grazie a te, Annunzio, e grazie a voi per essere qui. Un bacione, buonanotte.